In questa guida di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom vi mostrerò come ottenere i quattro elmi sacri, ovvero degli elmi ispirati ai colossi sacri di Breath of the Wild. Iniziamo! Alla fine del video vi farò vedere una piccola chicca con gli elmi indossati e poi vi darò anche la lista dei materiali necessari per portare i pezzi a livello 4, anche se è piuttosto sconsigliato perché in effetti non c'è il set completo, c'è solamente l'elmo e per quanto riguarda la difesa e i bonus sono un po' meh, insomma, quindi giusto per completismo e per collezione. Partiamo con l'elmo di Vanaboris. Per poterlo prendere dobbiamo andare nelle terre Gerudo. Più precisamente ci richiamo qua dove c'è questo fossile. Quindi, per arrivarci, io utilizzerò il sacrario di Mamat Xun. Andiamo. Oppure potete anche usare un sacrario nel cielo, se preferite. Eccomi qua al sacrario. Io per il meme utilizzo il set del risveglio perché mi fa troppo ridere, però serviva la protezione contro il freddo. Allora, ci buttiamo qua giù. Dobbiamo calare, chiaramente. La visibilità è ridotta. Comunque il pin rosso è molto molto preciso, quindi seguitelo. Ve lo faccio rivedere, ok? Andiamo giù. Tra l'altro è anche sera, quindi... Qui innanzitutto c'è un Korogu che andrò a prendere, quindi... Già che ci siete, prendetelo anche voi, no? Male non fa. Tanto dobbiamo calare qui. Ok. Adesso scendiamo. Occhio ad eventuali nemici. C'è un like che spara sfere elettriche. Ma non dobbiamo affrontarlo, non dobbiamo sconfiggerlo. Qui c'è un forellino con delle rocce che si possono rompere. Non si possono però rompere semplicemente facendo un saltino perché è troppo piccolo. L'arma non ci passa da quello che ho visto. Quindi... ricorriamo ad un fiore bomba. Così. D'ignoranza. Altrimenti, se avete già sbloccato Riju, potete anche lanciare una freccia con il fulmine. Allora, rovine sepolte di Gerudo Ovest. Vi mostro nuovamente la mappa. Questo era l'ingresso. Adesso qui dobbiamo prepararci veramente a rompere un tritio di rocce. Sì. Dobbiamo in genere seguire le statue, la direzione della statua verso cui è rivolta, per capire dove andare a rompere le rocce, però non nella prima stanza, in realtà perché la prima, punta letteralmente a questa parete qui, vi faccio vedere, non c'è nulla. O meglio, c'è il nostro forziere, quindi punta anche nella direzione giusta, ma non si passa da qui. Non si può valicare questa grata. Eccolo là il forziere. Per cui dobbiamo trovare una via alternativa. Allora... io poso intanto questa, perché mi serve qualcosa per sfondare le rocce. Sinceramente non ho molta voglia di utilizzare, di sprecare tutte le mie frecce bomba, ma ci vorrà veramente tanto in questo modo. Quindi faccio una cosa, inizio a scavare e vi faccio vedere poi qual è la giusta direzione, così capite subito, capirete subito la direzione da percorrere senza sprecare tempo. Anche se qualche bombettina io gliela tiro, eh. Ok, diciamo che ho fatto il primo step, ovvero ho liberato una statua. E il percorso fatto fino a questo momento è il medesimo. Come vedete, la statua punta di là. E quindi noi andremo a scavare in quella direzione lì. Per cui... fiori bomba alla mano, sì, sto usando praticamente solo questi. È molto, molto più comodo. Però finiscono. E anche gli archi finiscono. Quindi... sì. Andiamo un po' con gli spadoni. È una bella roccia, va? Ah! Ok, da questa statua qui ho picconato ancora fino a raggiungere questa grata. Ma poi dobbiamo andare un pochettino più a destra e nuovamente seguire le statue che ci mandano in questa direzione qua. Qui non ci possiamo sbagliare. Tra l'altro, se caricate in questo modo... farete molto più veloce, a rompere il tutto. Ok, abbiamo raggiunto la stanza. Tra un istante vi rifaccio vedere la strada al completo. Ma intanto andiamo a prendere l'elmo. Elmo sacro di Naboris.
un elmo affidato alla guerriera che ha difeso il popolo delle Gerudo in tempi remoti. Si dice che, se indossato da Onilia, cementi l'alleanza con le Gerudo. Ok, allora, perché vi faccio vedere la strada adesso? Beh, semplice, possiamo aprire questa grata, quindi tornare all'inizio. Allora, siamo partiti da questa stanzetta qui, poi abbiamo fatto questo percorso, trovando l'altra statua. Vediamo se riesco a recuperare la mia arma. Sì, meno male. Eccola qui. Poi di qua. Grata sulla destra. Così. E poi a dritto, insomma. Eccoci qua. Perfetto. Direi che possiamo passare al secondo elmo, che è quello di Vamedo. Ma prima voglio vedere se c'è un rospettro, perché in teoria dovrebbe esserci un rospettro in ogni caverna del gioco, quindi ve lo faccio risapere tra un istante. Ok, sono riuscito a trovarlo, tra l'altro ogni tanto mi dimentico che c'è il compendio con il relativo sensore. Allora, dalla stanza principale proseguite sulla destra, quindi la stessa strada che si fa per andare ad aprire il forziere. Poi sinistra, anziché andare sulla destra di là, scavate qua sulla sinistra e troverete il rospettro. Questa era una cosa che volevo farvi vedere in più. Chiaramente non serve, però può sempre farvi comodo, giusto? Quindi, bene. Adesso raccolgo questi minerali e andiamo con il secondo elmo, che come dicevamo prima è quello di Vamedo. E quindi ci dobbiamo recare nelle terre di Ebra. Più precisamente, dove ho messo questa puntina blu. Qui ci sono degli alberi, c'è il nevaio Pessorotti e qui più o meno, poi potrebbe essere leggermente più in giù, leggermente più in su, questo lo vedremo tra un istante, ci sarà un ingresso che porterà ad un'altra caverna ovviamente. E per arrivare qua possiamo o sfruttare un sacrario in cielo oppure questo. E userò questo, andiamo. Ok, ci siamo, dobbiamo calare dove c'è quel blocco enorme di ghiaccio. E sì, bisognerà scioglierlo. Non tutto, ma comunque un po' sì. Per farlo utilizzate una qualsiasi cosa che generi calore, insomma. Quindi uno scudo con attaccato un rubino, una scaglia di drago, quello che vi pare. Oppure anche un'arma. Così. Aspettiamo un attimino. Non ci vuole molto. Ecco che si crea uno spiraglio e noi entriamo nella grotta. Bene. Fiore bomba, vi faccio vedere l'ingresso, eccolo qua. Sfondiamo il pavimento con un'arma consona, tipo questa. No, in realtà va bene qualsiasi arma. Boom. Occhio ad aprire la paravela in tempo. Eccoci qua. Questa statua, questa struttura comunque di roccia, blocca l'ingresso alla stanza che dobbiamo raggiungere. Per spostarla bisognerà attivare, o meglio, rompere tre pareti rocciose. Le vedete qua? Perfetto. Da cui uscirà acqua. Vediamo se riesco a ricordarmi quali sono le tre giuste, perché nelle altre francamente sì, ci sono dei semi luminosi, dei fiori bomba, ma niente di troppo entusiasmante, quindi vorrei evitare di consumare delle bombe utilissime. Allora, rivolti verso la statua, la prima che mi viene in mente è questa. Giusto, ok. Quindi, non la prima sulla sinistra della statua, ma la seconda. Poi, l'altra dovrebbe essere questa, senza illuminazione, senza fiori né nulla. Ok, si formerà praticamente un triangolo. E l'altra è quella che va proprio dritta dritta alla statua. Mi sono perso. Dov'è la statua? Eccola qui. Quindi dovrebbe essere questa. Esatto. Vedete, più o meno è un triangolo. Non so quanto preciso, ma ok. Benissimo. Direi nettamente meno tedioso rispetto all'altro elmo. E tra l'altro
C'è anche il rospettro, che prenderò subito, altrimenti me lo vado a dimenticare poi, eh. Allora, il rospettro si trova in questa stanza qui, in alto, attaccato al soffitto. Ok, scendiamo perché dobbiamo raccogliere l'emblemuccio. Ok. Adesso, statua. Dov'è? Eccola qua. E andiamo a prendere il nostro elmo. Fatto. Elmo sacro di Medo. Non lo rileggo perché tanto è uguale. La descrizione è uguale a quella di prima. Andiamo verso il terzo elmo, che è quello di Varudania. Per ottenerlo dobbiamo recarci nelle terre di Akkala, più precisamente in questa posizione qua. Anche qui ovviamente ci sarà una grotta. Vedete queste due lucertole formate dall'acqua? Bene, nel mezzo praticamente. Ok, quindi... sacrari. Eccoci arrivati. Spacchiamo queste rocce. Boom. Ok. Via dentro. Posizione precisa, direi. E questa, beh... in realtà... è già fatta. È l'elmo più semplice da prendere. Non c'è puzzle, non c'è nulla. Bisogna solamente rompere... la parete rocciosa e aprire il forziere. Eccolo qua. Là. Adesso vi mostro anche lo spettro. Dando le spalle al forziere, troverete una parete rocciosa, l'ennesima. Sto finendo le frecce bomba. Spacchiamo tutto e saliamo di là. Grazie. Eccovi il rospettro. Boom. Quarto e ultimo elmo, quello di Varuta. Lo troviamo nella zona degli Zora, quindi utilizziamo il teleport per il villaggio degli Zora, quindi del sacrario insomma, e poi dobbiamo recarci qua dove ho messo il pin verde, dietro la cascata. Nel frattempo ho sbloccato la grotta così posso farvi vedere meglio l'ingresso, in questo modo non avrete problemi a trovarlo, a beccarlo subito, perché ci dovremo buttare. Dove siamo? Siamo sul ponte principale per raggiungere il villaggio degli Zora, la cascata è qua, l'ingresso della grotta è questo. Quindi, cosa dobbiamo fare? Andiamo un po' avanti sul ponte e ci buttiamo qua. Dobbiamo andare dietro la cascata. In questo modo. Voilà. Quindi non indossate l'armatura Zora, insomma. Il nostro forziere si troverà sotto, dietro quella cascata, quindi ci si arriva in tranquillità. Ma se vogliamo il rospettro, in questo caso bisognerà proseguire un altro po' e per arrivarci... beh, usate il metodo che vi pare, ma io utilizzerò... questo. Potete anche... buttarvi di sotto, andare a prendere il forziere e poi con l'armatura Zora, con il busto, risalire la cascata e prenderlo dopo, il rospettro. Non è un problema. Diciamo che io faccio così perché mandava. Preso? Preso. Allora, raccogliamo l'emblema. Eccolo qua. Se finisce di sotto non preoccupatevi perché lo ritroverete appunto di sotto. C'è anche una bella voragine. E il nostro forziere si trova qua. Boom. Lo apriamo. E otteniamo l'elmo sacro di Ruta. L'ultimo dei quattro elmi. Bene. Direi che vado dalla fata radiosa e vi do l'elenco dei materiali. Come vi dicevo prima, non potenziateli. Fino a che perlomeno non starete facendo proprio il completismo assoluto.
Anche perché potenziarli costa veramente tanto, vi serviranno diversi minerali, rubini, zaffiri, topazio e opale. Quindi il gioco non vale la candela, anche perché potenziandoli, non essendo un set, non otterrete alcun bonus, ma soltanto l'aumento della difesa, che comunque rimarrà bassa. Gli unici bonus che prenderete saranno isolamento elettrico, difesa dal freddo, antifiamme e velocità nuoto più. Ok, passiamo all'elenco. Gli elmi di Vanaboris, Vamedo e Varudania si equivalgono per quanto concerne la quantità di materiale necessario, con l'unica differenza che cambiano i minerali. Vanaboris richiederà i topazi, Vamedo gli zaffiri e Varudania i rubini. Varuta invece l'opale, che è un altro minerale, però avrà delle quantità leggermente diverse. Vanaboris, un topazio e 5 di zonanio. Livello 2, 4 topazi, 10 di zonanio. Livello 3, 6 topazi, 5 lucini e 5 minerali di zonanio grande. Ultimo livello, 10 topazi, 10 lucini e 10 di zonanio grande. Non vi faccio vedere, tanto avete capito, sono sempre gli stessi materiali. E come vi ho detto, per Vamedo, Varuta, riprendete gli stessi materiali, ma scambiate topazi con gli zaffiri e i rubini. Per Varuta cambiano solamente le quantità necessarie dei minerali, perché parliamo dell'opale, che è un minerale un pochettino meno prezioso. Infatti a livello 1, per esempio, serviranno 5 di opale, anziché 1 come per gli altri. E poi tutto il resto lo potete leggere qua in sovraimpressione, insomma. Adesso equipaggiamo questi elmi e guardiamoli. La cosa interessante, la chicca di cui vi parlavo all'inizio, è che indossandoli i corrispettivi campioni, i saggi anzi, andranno ad equipaggiare l'elmo antico, quello indossato dai saggi durante le varie cutscene, quindi un dettaglio molto molto bello, molto interessante. Vamedo, eccolo qua, Atulin, Varudania, Yunobo e infine Sidon con l'elmo di Varuta. Sì, questo dettaglio in realtà lo trovo molto molto carino. Bene, direi che per questa guida è tutto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avevate già sbloccato, ottenuto i 4 elmi sacri e se avete il fegato, il coraggio di farli salire di livello. Bene, ricordatevi l'iscrizione, l'attivazione della campanellina e se volete potete anche abbonarvi al canale per ricevere qualche vantaggio, ma soprattutto per supportarmi. Ci vediamo alla prossima!